Oddio, non ci posso credere! La Yandere! Quanto tempo che non la vedevo! Lei e i suoi omicidi efferati! Oddio, Laio, non entrare in quella porta! C'è un animatore orribile! Ma ti cadi addosso da solo, ma mi sembra esagerato! Ti giuro, sto sistemando le case, non devi entrare, non aprire neanche la porta! Fammi vedere, fammi vedere! Ormai ci siamo abituati, oddio! Madonna, è vero, santa, questa è Mangold! È troppo grande, è bloccato là dentro! Ci penso io, ci penso io! Dimmi quando sei pronto, ci penso io. Apro... Tranquilli, ci penso io, che questi me li so gestire bene! Pure nella... come fatto ad entrare qua? Non lo so. Sistemavo le casse poi. Non lo so, pure nella stanza delle casse si vanno a infilare adesso, non c'è più pace. Sì, ma è intollerabile ormai, cioè non possiamo più stare da nessuna parte. Tranquilli. Si infilano ovunque. Tranquilli, allora abbiamo una missione oggi, ovviamente non dobbiamo perderci d'animo. Quindi ho già messo il portale vicino, quindi possiamo già entrare e dovremo trovarci quindi in zona. Quindi era parecchio distante, sì, il posto. E io ho già riconosciuto anche di che cosa si tratta qui. Oddio, non so. Ma questo ho capito anch'io chi è. Tu, Anna, te la ricorderai sicuramente. Certo che me la ricordo. Questa qui appartiene al mondo di Yandere. Mi ricordo il gioco, ci abbiamo giocato anche un sacco di volte. E lei è una delle ragazze giapponesi che abitano il college. Questa è una scolara. Sì, esatto, è una scolara di quel college molto bello, dove vengono fatti gli omicidi da parte di Yandere. Quindi io penso che ci sia lei di mezzo anche qui. No, allora io non ci voglio andare. Veramente stiamo andando in mano a un serial killer e tu lo sai. Ma non è che di solito sia meglio, voglio dire. Tutti i mostri che vediamo sono... Sì, ma stavolta lo sappiamo con certezza, ce la stiamo andando a cercare. E la Yandere ha tipo mille modi per ammazzarti. Chissà cosa si inventa. Ah, fate i calmi. Scendo prima io. Stai attento. Vi dico se ok e poi venite anche voi. Mi pare di sì, quindi potete scendere. Andiamo allora, eccoci. Tra l'altro la cella è anche integra, quindi questo è un buon segno. Vuol dire che non è scappata, non è successo niente. Questo è un segno positivo. Ma da qua è integra, magari dentro è tutta rotta. Vediamo, manca una porta effettivamente, questa dovrebbe essere chiusa, però per il resto mi sembra ok. Dentro la cella, sì, è proprio lei, perché c'è un albero di ciliegio. Questi era questo pieno. Questo è un ciliegio giapponese, tipo. E c'è anche... Il ciliegio non era l'albero dove lei doveva incontrare il senpai, se non sbaglio. Sempre sotto, sì sì, io me lo ricordo. Sotto però c'è un'altra, forse una sua rivale, perché lei voleva conquistarlo. Quella era la rivale, sicuro. Sì sì, è l'unica rivale che c'è. E infatti l'ha ammazzata, naturalmente. Vediamo che c'è un sacco di sangue. E vediamo anche che lei non si vede, quindi probabilmente è sotto di noi. Lei c'è, a voglia se c'è. Lei ci sta aspettando con un coltello, là, è difficile, non potremmo entrare. Fai il calmo, ok, manca una no, qui qualcosa è successo. Ma Dio fuori, mio, ma non è normale però. Allora, Alex, tu hai il tablet, io gli occhiali già indosso. Sì, io già vedo quello che tu vedi. Ok, mi raccomando, stammi appresso, sì, lei è qua sotto. È abbastanza inquietante. Oddio, sei brutta però, Sì, cioè, è abbastanza inquietante. Che ti guarda proprio, che ti vuole ammazzare. Che indemoniata, tipo. Beh, ha uno sguardo assassino, questo è sicuro. Bisogna che la immobilizzi. Quindi Anna, ti devi spostare e farmela prendere a me. Allora, con calma. Attenzione. Qua devo stare molto in guardia perché non so quanto danno faccia. Ok, ce l'ho. Ok, perfetto. Qui non è armata, però io so che lei ovviamente lo è. Non volevo guardarle sotto la gonna, lo assolutamente. Sai che talvolta non ha bisogno neanche delle armi per ammazzare qualcuno. La mettiamo nell'angolo e la blocchi, così non ci fa niente. Ok, okay. Perfetto. Va bene. Già così dovrebbe essere sufficiente, ma faccio così per non sbagliare. Ok, perfetto. Ora possiamo guardarci bene intorno con calma. La cella, infatti, dimmi se ci sono qualche particolare, che da qua io non lo vedo. Sempre torce in mano, mi raccomando. Beh, non il particolare è che questa è stata trucidata in modo estremamente efferato. E poi c'è un labirinto. Tra l'altro, io di questo labirinto ho un ricordo, mi pare di averlo già visto. C'era un labirinto dentro Vedi? La scuola, mi ricordo abbastanza bene. Sì. Ovviamente, chi conosce il gioco capirà meglio quello che stiamo affrontando. E se lo conoscete, ricordo di averci giocato anch'io, ma veramente tanti anni fa. Scrivete hashtag io c'ero nei commenti. Sarete pochi qui, perché è passato veramente tanto tempo, anche da quando lo facevamo con Anna. Però io me lo ricordo bene, perché è uno di quei giochi. Dai, attento a procedere però, perché nel labirinto non vorrei che ci fosse tipo qualche trappola, qualcosa del genere. Allora magari c'è un qualcos'altro di peggiore. Allora, c'è una breccia nel vuoto, quindi di solito questo è il posto che ci porta. Io entro e speriamo che non succeda niente di strano. Va bene, stai attento, ti prego. Ok, sto viaggiando e mi pare di essere sempre in un labirinto però. Questo è strano. Però tu non ci sei, quindi non sono nello stesso posto. E magari prima. È il labirinto tipo della scuola, possibile? Probabilmente questo labirinto era collegato esatto a quello proprio che c'è nel giardino della scuola. Vedo degli alberi di ciliegio anche qui. E mi pare di vedere anche una grossa struttura oscura. Quindi potrebbe essere che siamo vicini alla scuola. Vieni pure, Anna, perché tranquillo. Ok, arrivo subito. Però mi raccomando, sempre le torce in mano, perché qui non siamo... Non ti preoccupare. Siamo abbastanza delicati, infatti ho visto qualcuno che passava io. Alex, hai visto? La Yandere? Sì, l'ho visto con il decoso, sta attento. Correva. C'era anche il coltello in mano, Mi pare di aver visto anche quello. Bisogna stare molto molto in guardia. Non possiamo farci ammazzare come degli stupidi. Vieni con Dai, me. Stai attento, per carità.
Ok, io non so se lei ci attaccherebbe subito, perché in teoria noi non le abbiamo fatto niente. Non siamo controlla neanche dei rivali. Gli angoli più che altro. In qua teoria, finché noi non ci avviciniamo al senpai, dovrebbe stare tranquilla. Non mi sembra tranquilla, perché hai presente gli zombie quando non possono arrivare da te e saltano? Ha fatto la stessa cosa. Quindi mi sa che ci vuole un pochino, C'è una traccia di sangue, io... Nel dubbio. No, non dovresti seguirla. Ma è l'unica traccia che c'è, quindi secondo me. Senza contare che probabilmente è l'unica via che ci indica dove uscire. Ok, tranquilli. Stiamo andando bene. Siamo abbastanza seri. Non dobbiamo cagarci addosso. Infatti dobbiamo stare più tranquilli. Tranquilli dobbiamo stare. Ho perso un po' le tracce di sangue, ma ne vedo altre di là. L'hai vista? Succedendo? Ma attraverso le foglie si vede qualcosa. Dai, io sbaglio. Vedo qualcosa a terra. Mi sa che sta ammazzando qualcun altro, Non vorrei ma essere. Ma c'è un cadavere, sì, quello è un cadavere. Io attento, per carità. È un'altra delle rivali quella, mi sa. Cioè, o comunque un'altra studentessa. Perché qui ci sono solo studenti, poverina. Ma giustamente quello è il suo compito. Cioè, quello è lo scopo del gioco, Beh, sì, tu devi ammazzare tutte le rivali per conquistare il senpai. Oddio, però. Ma il senpai, scusate, qui no? Chi dovrebbe essere? Io? Cioè, non credo. No, allora, in realtà non lo so se c'è veramente un senpai o se in questo caso... Magari, aspetta, che? Se in questo caso sei tu considerato come senpai, non è che lei mi conta come rivale? Secondo me è di brutto, e Anna, se parla, Anna. Ma guarda, potrebbe considerare anche me come rivale, non lo puoi sapere, Potrebbe considerarci entrambi come rivali. È quindi... vero, nel caso in cui esiste davvero un senpai potremmo essere entrambi rivali. Ok, allora, qua da fuori siamo usciti dal labirinto. Io vedo, eccola, guarda che sguardo che ha. Sembra proprio un assassino e lei non sa che io la vedo. E infatti ci sta tipo facendo un agguato, vedi che è nascosta lì. E se ti ricordi, nel gioco lei si comportava esattamente in questo modo, sì. Si metteva dietro il lancio, spiava gli angoli e spiava il senpai, gli faceva le foto di nascosto. Ti ricordi? No, ricordo, sì. Forse dobbiamo entrare qui. C'è una specie di capannone grosso. Io questo, se non sbaglio, lo ricordo. È tipo, come si chiama? Lo spogliatoio. Bravo, le docce. Esatto, i bagni, tipo. I bagni del gioco, sì. E infatti ci sono dei liquidi strani, tipo. Cos'è sta roba verde? Non lo so, però c'è lei che tipo si sta cambiando, non lo so. Non voglio essere allora, indiscreto. Io però... mi nascondo dietro il muro. Ok, ma sta prendendo qua. Non è che lì ha... tipo le armi. Tipo le armi per nasconderle, è possibile. Anche i vestiti sporchi di sangue. Si faceva nel gioco, sì, questo. Sì, esatto, qui lei veniva per cambiarsi quando aveva i vestiti sporchi. Urca, allora dentro qua ci sono un sacco di robe tipo color acido, che non so cosa siano. Non sembra sangue, c'è anche una leva però. E magari il resto... è veleno? Può essere, sai. Sì, è di brutto. Prendi tutto, magari può essere utile. È la leva, veleno, poi. Di bruma di tutto, c'è gelatina avvelenata, tessuto avvelenato, che non so cosa voglia dire, è proprio un blocco di veleno. Poi c'è una liana avvelenata, poison ivy, e una poison bomb, e pure una chiave. Però questo è strano, cioè nel gioco tu non puoi uccidere avvelenato, o sbaglio? Sì, certo, sì, che puoi. Nel corso del tempo hanno messo un sacco di modi. Puoi creare del cibo avvelenato, puoi imbagnare del panno col veleno. Guarda, infatti, altro? guarda qua che schifo. Questa è stata ammazzata nelle docce. Questa è ammazzata avvelenata, vedi? Avvelenata, guarda. Perché lei ha cambiato l'acqua. Vedi che l'acqua... Santa Maria, Madonna mia! Io non ho. Attenta, Anna, perché guarda che c'è la più con te che con me, A me non mi ha colpito. Hai visto quanto correva? Ho visto, ma a me non. Ma da guarda che c'è la con te. Io mi sa che ti voleva spingere nel veleno. Esatto! Ah! E può essere! Infatti, questo è veleno. Stavo cercando di spingerti nell'acqua avvelenata. E allora tu non sei. Attenta, ecco di nuovo. Vedi, vero? Non ti uccide in modo brutale. Cioè, lei ha giustamente i suoi metodi per uccidere. E infatti cerca di usarli. Uno dei metodi perché è questo. Perché lei comunque deve sempre cercare di non farsi scoprire. Guarda che l'abbiamo beccato il veleno, però, in qualche modo, Non so se è la roba che ho raccolto. Ma come ha fatto? Lei è scomparsa adesso. Magari dovrei buttare via questi blocchi velenosi. Forse non è una buona idea. Non lo so, Lion, però mi ha avvelenato anche a me. Io quei blocchi non ce li avevo mica. Guarda, magari l'aria di sto bagno è tutto avvelenato. Dovrete uscire. Guarda la texture di questo blocco velenoso. È proprio. Che schifo. Cioè, è veleno di brutto. Guarda, mi ci vuole no, Anna, ti devi levare perché ci vuole spingere nel veleno. Ma porca vacca infame che non è altro. Ci dobbiamo spostare perché alla fine ce la fa ad ammazzarci, questa. Appunto, ma ascolta, tu nell'armadietto hai trovato qualcos'altro. Una leva, okay, per la swimming pool. Occhio. La swimming pool era la... C'era la piscina, sì, ti ricordi? Sì. Era un altro capannone. Ok, possiamo arrivarci, mi ricordo anche che forma aveva, era più grande. Mi sa che andava verso destra però, devi andare. Era tipo quello col tetto a cupola, tipo è mezza quello. Cupola. Sono abbastanza sicuro che sia quello lì. Esatto, eccolo là, quello lì è. Sì. Forse c'è lei, però. Magari troviamo un'altra delle vittime che lei ha ucciso. Lei è di nuovo lì, mi sta continuando a osservare. La vedo dietro gli alberi.
e mi continuo a vedere e seguire con lo sguardo. Cerchiamo di stare. Allora, secondo me non c'è il senpai qui, perché è notte e di notte il senpai va a casa. Tutti dovrebbero andare a casa. Anche le scuole, però... infatti, vedi, è deserta. Solo ci sono solo però cadaveri, lei, se ti ricordi, qualcuna la teneva chiusa tipo in un armadietto, in una valigia, e poi tornava la notte. Sì, è vero. E qui però bisogna stare attenti. Oddio, perché mio, se ci butta di sotto, mi sa che facciamo la stessa fine di quelle che sono morte annegate nella piscina. Oddio, non l'avevo viste, mamma mia. Ed è più di una, ne vedo una qua sotto e ce n'è una anche nell'altra vasca. Lion, attento! Mi vuole spingere, guarda che infame. Stai attaccata al muro, via, Lion. E non gli posso fare nulla, neanche con lo shotgun, non mi funziona. Ogni tanto questo smette di partire, io non so, in base al mondo in cui ci troviamo. Attento! Maledetta! Attento! Francamente non mi aspettavo che fosse così diretta. Di solito lei è molto più subdola. No, oh, mi ha dato un effetto che è chiamato peso. Questo, se io vado a fondo così, non mi salvo più, Anna. Io vado proprio dritto nel fondo. Rimani attaccato al muro. Allora ci penso io, sto io davanti, va bene? No, perché te lo do anche a te. Stai indietro, tieni le torce in mano piuttosto, che non vedo nulla. Bisogna stare attenti, se ci spinge nell'acqua moriamo, anneghiamo sicuramente. Oh, anch'io peso. Guarda che infame. Sta continuando ad appostarsi dietro l'angolo. Mi per vuole cercare... buttare in piscina per farvi affogare. Dovete stare attentissimi. La caccio. Guarda che io comunque le faccio male, e se io la colpisco, lei in qualche maniera indietreggia. Quindi in un certo senso funziona. Le fa male effettivamente. È sconfitta quello che fa. Altro, vorrei capire perché siamo qui. Ci sono quelle ragazze nel fondo, e va bene, però ci sono anche altri posti. Tipo ci sono quegli armadietti, e laggiù vedo tipo c'è qualcosa attaccato al muro. Lo vedi laggiù in fondo? Un bottone, però non credo che sia qualcosa di importante. Io ho visto invece che lei andava verso di questa direzione. Magari dobbiamo seguirla di qua. Non so, magari. Ma cosa c'è? È un'uscita qua e basta. C'è un'uscita, però vedo che lei sta andando verso quegli alberi incendiati. Non ricordo se poteva fare una cosa del genere. Quello nel mi gioco. Sembra un albero di ciliegio a me. È uno degli alberi della scuola, certo. Magari lo ha bruciato. C'è anche la striscia di sangue, mi sembra. Magari ha bruciato uno dei corpi se delle rivali. Se non ricordo male, l'albero in cui lei doveva avere appuntamento col senpai era un albero sulla collina. Ah, infatti qui c'è una collina, magari è questo. Esatto, ma l'albero non c'è più però. È perché è stato tagliato e bruciato. Forse è andato tutto storto, magari l'appuntamento magari è andato male. Esatto, è una delle condizioni in cui l'appuntamento va male. Magari e se poi la scopre e lei è impazzita. È abbastanza impazzita, ha tagliato una testa, quindi non è un comportamento sano. Ecco, magari si è arrabbiata, quindi sì, è possibile. Non so chi sia questa, però in mano ha una cosa. Non so se è la sua stessa testa, però, perché potrebbe anche essere, effettivamente. Non voglio neanche saperlo che cos'è. Magari un telefono piuttosto, no? Non ne ho idea. Sei lontani da sto posto, secondo me. Sembra tipo un bottoncino, una ciocca di capelli. Magari è una ciocca di capelli della Yandere. È riuscita a strappargliela probabile. Andasse tutto male. Io, sinceramente, non so. Non voglio togliergliela dalle mani perché è un cadavere. Quindi preferisco lasciarla così. No, non tocchiamo assolutamente niente. Piuttosto guarda, è laggiù. Vedo la scuola io lì. Quindi secondo me lei è entrata lì. E sono anche lì. Le porte aperte, eh? Sì, io andrei nella scuola stando sempre un po' indietro rispetto a lei. E tra l'altro la scuola è anche bella decorata di altro succo di pomodoro, chiamiamolo così. Quindi... è abbondante succo di pomodoro. Sì. E ne ho visto anche dentro, purtroppo. Ok, stiamo in guardia, come al solito. La scuola è gigante, quindi io mi auguro che... Ma le porte si sono chiuse davanti a me, perché... L'ho visto anch'io, si sono chiuse davanti a te. E non si chiudono da solo le porte, Lion, l'ha chiusa lei. Ok, lei però non la vedo qua, quindi... Ah, eccola. Eccola invece. Lì, no, okay. Eccola lì, c'ha un coltello in mano. Ce l'aveva anche prima. È nell'ufficio del preside. Counselor dovrebbe essere tipo il preside della scuola, comunque qualcuno dello staff. Proviamo dovrebbe a stare essere appresso. Il consiglio al massimo. Okay. Sembra crollata sta scuola, hai visto? Occhio! Sì. Attento! Ascolta, e qua c'è il club di cucina. Magari lì dentro troviamo un coltello, qualcosa? Beh, io ce l'ho un'arma, sinceramente non mi serve altro, però non vorrei trovare altri cadaveri, sinceramente penso che di quelli c'è abbondanza qua dentro, quindi proviamo a seguire lei piuttosto invece, così non la perdiamo di vista. Cosa sta facendo? Infatti, ecco cosa c'è qua dentro, tutto cadaveri, tutto corpi. Ma dai, che male! E a quanto pare lei non vuole neanche che noi le guardiamo, perché credo che ne senta il possesso, cioè sono sue vittime quelle. E anche guarda perché come lo scopo ridotta. Del gioco è non farsi beccare, È vero, guarda come l'ha ma ridotta. Ma più che altro c'è, questo qui va oltre quello che normalmente fa, cioè ha ammazzato tutti. Sì, però forse è uscita da qui, quindi magari possiamo entrare noi e dare un'occhiata. Può essere che troviamo
qualcosa. Credo che sia proprio il preside questo, a giudicare dalla faccia. Anche a me. Poverino. E qua c'erano due chiavi, una del tetto e una dello scantinato. Entrambe però sono state prese. Lo scantinato? Beh, magari una delle novità, può essere passato tanto tempo da quando perché ci giocavamo. Io ricordo noi. Che lo scantinato era a casa sua. Se ce n'è anche uno nella scuola, allora è lì sicuro. Ma le chiavi le dobbiamo andare. Recuperare, infatti. Secondo me è proprio un indizio. Noi dobbiamo seguire queste due piste. Una è il tetto e l'altra è lo scantinato. E credo che lei sia andata proprio in una delle due. Quella deve essere un'altra rivale, mi pare di ricordarla anche, con sì, i capelli verdi. Sì, me la verdi. Ricordo anch'io. Sì, questa è la piazza centrale, mi ricordo, dove c'era sempre il senpai. Il senpai che stava si metteva vicino qui. Alla fine, alla fontana, e lei si metteva esatto lì dove sei tu e lì faceva le foto. Esatto, sì, me lo ricordo bene. E questa l'ha affogata nella piscina invece. Guarda oh che mio infame. Dio, sì, era uno dei modi in cui tu potevi ucciderle. Potete sì? uccidervi anche voi così, dovete stare attenti, occhi aperti. Ok, da quella parte ci sono gli armadietti, ma mi pare che la porta sia chiusa. Di là ci sono i club. E anche la porta lì è chiusa. E attento! Di qua... attento! E infatti ci ha provato. Porca mia, io non la vedo. Io non la vedo. Ogni volta è un infarto. Perché non la vedo? Ma perché appare dagli alberi, dagli angoli. Lei sembrava a nascondersi. Sembra che veramente sparisca e riesca a riapparire dietro gli alberi o dietro gli angoli. E ci attacca in quel modo. Perché io non ma la vedo. Ma tu lo sai che subdola fa questo praticamente da sempre. Ok, proviamo ad evitarla e passare prima di lei. E a raggiungere, anche perché dov'è lei? A me pare che non ci sia nulla effettivamente. Era solo un no, punto infatti, per fare non l'agguato. Ci sono altre porte. Dobbiamo solamente andare avanti. Quindi classroom, dobbiamo entrare qua dentro. Basement, ok, questo è uno dei posti. Ma non abbiamo la chiave, non possiamo andarci. È aperto però, quindi evidentemente lei c'è già andata. Esatto, è entrata lei. E la chiave è già posizionata, quindi vedete? Oddio, Anna, tira la leva, io sono entrato va dentro bene? Lo scantinato. E anche qui, guarda oh che schifo Dio! Anche qui ha fatto un disastro. Cadaveri, più di uno anche c'è in... l'inceneritore qui. Ah, ecco perché. Ecco perché porta i cadaveri qua allora. Madonna, che inquietudine però. Questi ci sono da un sacco di tempo e si vede che non sono messi bene. Quello addirittura è diventato uno scheletro da quanto tempo l'ho lasciato. E altri stanno in corso di cottura. Attento, attento! Guarda che mi ci ha provato a buttare dentro, Anna. Porca miseria, ma non l'ho vista. Ma perché ce l'ha con te? Di solito con i ragazzi non ce l'ha mai. Evidentemente qui ha cambiato, diciamo, bersaglio e preferisce te. Se per questo te... sta uccidendo tutti indiscriminatamente. Attenta, quindi ha bersaglio su chiunque. Ok, no, ti vuole buttare nel fuoco. Stai attenta, oh Anna. Oh mio Dio. La provo a scacciare, guarda che se io la colpisco. Effettivamente le fa male e funziona. Riesco ad allontanarla un pochino. Però secondo me dobbiamo andarcene anche noi, perché qui non troveremo né la sua anima né altro, soltanto corpi. Non mi sembra che ci sia altro. E altre cose bruttissime. Dobbiamo andare al tetto secondo me. Però attenzione, perché sul tetto lei potrebbe buttarci di sotto. E io mi ricordo che lo faceva. È uno dei posti preferiti usati, infatti è lo usavamo sempre. È anche uno dei più pericolosi, perché se ti butti di sotto non ce la fai a salvarti, eh. Non c'è modo, cioè dal fuoco magari ti puoi anche salvare, ma sul tetto se cadi è altissimo. Quindi non credo che ci puoi sopravvivere. L'ho vista andare di qua. Vieni Anna, seguimi, bella sveglia però, eh. Probabilmente dobbiamo tornare un'altra volta dove era prima e salire le scale. Ok, io non ricordo dov'era, anche vieni, perché... Vieni, seguimi, io mi ricordo dov'era. Okay. Dovevi attraversare tutto sto giardinetto. Ok, ci sono le scale qui, ti ricordi bene? Devi girare a destra, sì? Da dove siamo entrati, e girando a sinistra ci sono le scale che portano al piano superiore. Girando a sinistra, le vedo. Dovrebbe essere lei però, oddio, attenta! Oddio, mio, che paura! Adesso ce l'ha con te, cavolo? Vedi che adesso ce l'ha con te però? Prima ce l'aveva con me. È cambiato bersaglio adesso. Era assolutamente bersagliata su di me prima. E adesso invece per qualche motivo ce l'ha con te. Forse pensa di avermi ucciso, mi ha colpito diverse volte. Probabile, o magari ha spostato. Non è che ha spostato l'attenzione su di te, ti considera nuovo senpai. Ma non credo. Tra l'altro, il senpai non l'abbiamo mica visto, da no, quando siamo infatti. Qui. Magari non c'è, magari è per quello che lei di è così. Di notte in teoria non c'è nessuno a scuola, magari lui è tornato a casa. Ho capito, ma vabbè, che vive non ne abbiamo trovate. Abbiamo trovato tutta gente che è passata a miglior vita. Però, insomma, di là c'è altro sangue. Io ho un po' timore a uscire perché qui. Anche perché mi sembra che si avvicina alla ringhiera, o sbaglio? Sì, lì siamo vulnerabili, se lei c'è. Vieni con me, Anna. Cerchiamo di seguire le tracce. Stai attento, cerca di stare sempre sul centro. Mi e raccomando, anche non fermatevi, mi raccomando. Tu ricordati che se lei ti attacca e la colpisci, comunque scappa via. E la vedo il coltello. Guarda, guarda, guarda. Ti l'ho come vista, spunge. Guardala! Infame, infame! È scappata un pochino, ma secondo me è di nuovo lì dietro, eh. Prova ad aprire la porta. Stai attento, non ti avvicinare mai alla ringhiera. Ok.
Non la vedo. Queste erano le scale che portavano al piano di sotto. Ti ricordi? C'erano 4 ingressi al tetto. Sì, quindi non dobbiamo andare lì. Dobbiamo continuare a seguire il punto brutto. C'è la ringhiera che è rotta, vedi? Sì, infatti questa potrebbe essere il punto da cui lei ha buttato di sotto qualcuno. Anna, quindi stai attenta. Quindi ricordo che tu davi l'appuntamento a una delle tue rivali. Esatto, e la spingevi. E quando arrivava la buttavi di sotto, esatto. Sì, sì. Tracce di sangue non ne vedo altre. Qui ci sono altri accessi al tetto e l'unico punto di luce è lì. Però secondo me può essere, infatti lei, guarda come proviamo ci sta. Proviamo a guardare di sotto cosa c'è, magari c'è qualcosa. E non possiamo. Però devi guardarti le spalle, perché sennò ti butta di sotto. Lei quella, è lì, la vedi? Lei è proprio lì. La vedo. E mi sta invitando palesemente a scendere. Io posso anche avvicinarmi, però dai, attenta, ci dovrebbe essere un bidone qua sotto, va bene? Oddio. Infatti c'è quella che ammazza, guarda come la... Dai, Anna! Oddio, attenta, spostati, io lo sapevo. Mamma mia, per un pelo. Io lo sapevo. Ma come ha fatto a tornare così tanto veloce? Era caduta. Ma perché lei, secondo me, ha qualche potere strano, perché qua non è normale come dovrebbe essere, Possiamo provare a scendere, ma... È l'unica prima che ci butta giù lei. Perché non stiamo trovando l'anima. E questo è il problema, non abbiamo nessuna idea di dove possa essere l'anima. Ok, allora l'unico modo, secondo me, l'unica traccia porta qui. Dobbiamo scendere. Ok, allora mi butto. Infatti lei è anche sotto, c'è. Stai attenta. Guarda, pure un lieve gradino per facilitarsi. Possiamo scendere così. Occhio. Ok, io non so dove sia lei. Qui siamo di nuovo all'ingresso praticamente. E l'ho vista per un attimo. Ma ci sta guidando fuori. Fuori dalla scuola? Cioè a casa sua e magari? E lei è andata fuori, l'ho vista. Di qua? Di fronte? Ah, è vero, la vedo dietro gli alberi lì. Non è che poco ci sta indicando di andare a casa sua. E io mi ricordo che nello scantinato di casa sua lei teneva altre vittime, era terribile. Esatto. È molto peggio di quello che abbiamo visto adesso qua a scuola, Quindi io penso che potrebbe essere effettivamente a casa sua l'anima, il token. Non è che ha rapito il senpai e ce l'ha a casa sua? Ah, potrebbe essere anche. Attento! Potrebbe essere anche. Ma quale sarà casa sua? Questa? No, è quella lì, mi sa. Guarda, ce n'è una indicata con una freccia. È molto illuminata anche. Secondo me potrebbe essere questa la giusta, Prova a salire, vediamo se abbiamo indovinato la strada giusta. E se Dai, troviamo attento, una bella sorpresa. Io ci guardo le spalle. No, forse no, amici. Forse non è proprio questa. Non so perché fosse indicata da una freccia. Magari è un centro commerciale, un magari un è la casa del senpai? Ah, potrebbe essere anche. Lei piuttosto l'ho vista passare qui, in questa altra casa, da questa parte. Guarda un po', però no, ma non c'è vuota. Niente. Non c'è assolutamente niente, neanche qui. Ma e quindi dove cavolo è il... Guarda, lei è là dentro, era lì il posto. Perché hai detto che non era quella? Non lo so, non ho visto sangue, non ho visto niente. Non mi è sembrato neanche il posto Considera giusto. Considera che lì dentro ci vivono anche i genitori. Non è che puoi lasciare il sangue in giro. Dobbiamo andare nello scantinato piuttosto, guarda se ce n'è uno. Ci sta palesemente invitando dentro, quindi io non so se conviene entrare. Stai attento. Ci sono un poco di groceries, no? Cibo, funghi, verdure, non so. Cose che mangiano probabilmente gli altri. Questo sembra lo scantinato, Infatti, era come avevamo previsto noi, Guarda, ci sta il senpai ed è pure morto. Non so perché, ma è come se questi mostri volessero svelarci quello che hanno fatto. Farcelo vedere, no? Averne una prova. Vantarsi quasi degli omicidi, delle distruzioni che hanno compiuto. E adesso c'è lei sulla porta. E magari anche essere liberati, perché quando noi prendiamo il token, poi dopo loro smettono quasi di essere arrabbiati, perché magari in un certo senso... Magari si è pentita di aver ucciso il senpai. Non credo, perché ha cercato di uccidere anche noi. Lion, sta dando fuoco a casa. Ok, dove non si è pentita di niente. Va bene così. Io direi che tanto qui è di pietra, non può bruciare. Ce ne occupiamo tra un attimo. Per il momento ci fermiamo qui. Per oggi, almeno, la situazione è risolta.